Con la pasta bignè o pasta choux puoi creare bignè, zeppole o éclair. Ma per ottenere un risultato perfetto devi evitare i tre errori più comuni. Vediamo insieme questi tre errori imperdonabili. Il primo, usare la farina sbagliata. Ricorda che per la pasta choux occorre usare una farina debole. Solo usando ricette particolarmente ricche di grassi puoi usare una farina più forte. Secondo errore è sbagliare la lavorazione. Occorre far bollire burro, acqua e in alternativa il latte e sale, quindi spegnere il fuoco e incorporare la farina mescolando senza sosta. Quindi si riporta il composto sul fuoco e continuando a mescolare si cuoce fino a quando si stacca dalle pareti del pentolino e si forma una patina sul fondo. Questa fase rende l'impasto elastico grazie alla gelificazione degli amidi della farina. A questo punto si lascia raffreddare l'impasto per poi incorporare un uovo alla volta. Se hai a disposizione l'impastatrice con la foglia, puoi incorporare le uova nell'impasto tiepido. Se invece usi una frusta a mano, ti consiglio di incorporare le uova nell'impasto ancora leggermente caldo. Incorpora le uova una alla volta, mescolando bene e verificando che ogni uovo venga assorbito prima di versare la successiva. Ora l'impasto sarà elastico e conterrà la quantità di liquidi che consentirà la crescita in cottura. Terzo errore, errori di cottura. La temperatura deve variare in base alla ricetta utilizzata. Nelle ricette che contengono stessa quantità di burro e farina, occorre cuocere i bignè a 200 gradi centigradi se usi il forno statico e circa 15 gradi in meno se usi il forno ventilato. Se la quantità di burro è maggiore rispetto alla farina, occorre alzare la temperatura fino a 20 gradi centigradi in più. E se la quantità di burro è inferiore a quella della farina, occorre abbassare la temperatura fino a 20 gradi in meno. Ricorda che nella prima fase della cottura, i dolci si gonfieranno come palloncini a causa dell'elasticità dell'impasto e nella seconda parte si dovranno asciugare conservando la forma definitiva. Se al termine della cottura i dolci si sgonfiano, vuol dire che la temperatura di cottura era troppo alta oppure che il forno è stato aperto troppo presto. Guarda le nostre ricette collaudate con le indicazioni specifiche per ogni dolce.